Kierkegaard, la malattia mortale, e cioè la disperazione. L'avevo già preannunciata con somma gioia. L'altra emozione esistenziale, e cioè rivelativa della nostra esistenza, è appunto la disperazione, che forse è ancora più profonda e radicale della stessa angoscia. Cosa intende Kierkegaard per disperazione? Chiaramente non intende ciò che noi comunemente chiamiamo disperazione, così come non intendeva, ne abbiamo riparlato in modo approfondito e molto interessante prima, non intendeva angoscia, no, nel senso comune del termine e del concetto. Però, certo, anche, così come c'è una correlazione tra l'angoscia esistenziale e l'angoscia psicologica, c'è una correlazione tra la disperazione esistenziale e la disperazione psicologica, e in questo senso Kierkegaard ci introduce appunto al significato esistenziale dell'angoscia in base a una scala che parte dal livello psicologico minimo fino ad arrivare. Allora, il livello psicologico minimo è la disperazione, diciamo, per una disgrazia. E quindi una disperazione, appunto, limitata, circoscritta. Abbiamo deciso che ne so, di fare medicina, ma tutti i primi esami, ci vanno malissimo, anzi non riusciamo a superarli, e ci disperiamo. Ci disperiamo perché a un certo punto capiamo che non riusciamo a farcela. Ma chiaramente questa disperazione è limitata e superabile. Ok, abbiamo sbagliato facoltà, ho sbagliato facoltà, ho sbagliato scelta di facoltà, ma posso fare biologia, così magari non ho perso nemmeno tempo, oppure posso fare agraria, posso, ho un'altra possibilità, grado minimo. Invece, sempre grado minimo psicologico, ancora a livello psicologico, ma un grado, no, più grave, per così dire, maggiore, quindi gravità maggiore. Mi va male tutto. Sbagliato la facoltà, sono stato licenziato sul lavoro. La mia fidanzata o il mio fidanzato mi ha lasciato. Sono disperato, disperato non di una possibilità di vita, ma di tutte le possibilità, non ho più possibilità. Mi sento fallito. Fallito in tutto e per tutto. Sì, sono disperato, ma non sono completamente disperato. Ho sempre ancora una possibilità, posso ancora sperare in qualcosa. Posso sperare nella morte. La mia vita è un fallimento, la mia vita è una sofferenza continua, la mia vita è penosa in tutti i sensi. Posso uccidermi oppure posso aspettare la morte, quando morirò, ah, sarà finita. Prima o poi arriverà una guarigione, la morte è la guarigione.
sarò sollevato dal dolore, non soffrirò più. Ve l'ho già detta perché gli uomini quando tagliano le cipolle piangono. No, perché siamo nati per soffriggere. E allora, quando moriremo non soffriggeremo più, non piangeremo più. Kierkegaard, devo confessarvelo, non avrebbe mai usato battutacce di questo genere. Però, insomma, ci vuole allegria anche nell'affrontare la disperazione più cupa. Allora, c'è qualcosa di peggio? Sì, c'è qualcosa di molto peggio. Con il desiderio di morire, noi siamo al massimo grado della disperazione psicologica. Ma se ci pensiamo bene, non è veramente disperazione. Disperazione vuol dire assenza di speranza. Ma come abbiamo visto, abbiamo ancora una speranza. In realtà, la disperazione psicologica più cupa ha sempre una speranza. Mantiene sempre viva una speranza, la morte. La disperazione esistenziale è la vera, autentica, completa disperazione. Perché? Perché non puoi sperare neanche nella morte, perché non, perché senti che la tua sofferenza non potrà essere eliminata neanche dalla morte, quindi non puoi sperare nemmeno nella morte. Sei veramente disperato, sei veramente un disperato. Ma voi direte, giustamente, ci mancherebbe altro, ma com'è possibile? Risponde Kierkegaard, prima in modo molto suggestivo, poetico, paradossale, enigmatico. La disperazione esistenziale è un morire la morte. Sei già morto, non puoi morire. Ti senti già morto e quindi non puoi sperare di morire perché lo sei già morto eppure continui a soffrire. Sarebbe, si può dire in un certo senso, che il disperato, aperta parentesi, siamo tutti disperati, chiusa parentesi, poi vi spiego, vediamo perché. Il disperato è una sorta di morto vivente, è una sorta di Nosferatu, no? Sapete Nosferatu cosa vuol dire? Non morto, non morto. È morto ma non è morto. Appunto. Beh, ma voi avrete visto tutti i film, c'è stata tutta al cinema una serie di film appunto sui vampiri, su Nosferatu, nuove versioni anche romantiche, giusto? Li avete visti? No, vabbè, comunque pensavo foste più esperti dell'argomento. Allora, Kierkegaard dovrebbe dire essere veramente disperato significa vivere la morte, cioè il contrario di quello che diceva Epicuro. Epicuro, vi ricordate, diceva che quando c'è la morte noi non ci siamo, quando noi ci siamo non c'è la morte, cioè non possiamo mai fare esperienza della morte, perché la morte significa annullamento della coscienza. Se la coscienza è annullata non si può fare nessuna esperienza. Ok? Non si può. Invece Kierkegaard sostiene che esiste una condizione esistenziale, anzi, tutti siamo accomunati da una condizione esistenziale tale per cui viviamo l'esperienza della morte. Però, appunto, siccome vivere la morte
non rende, usa l'espressione ancora più forte, morire la morte, perché morire diventa un'azione, no? Cioè un'azione che io faccio e quindi di cui io faccio esperienza. Io nel senso muoio, meglio sto morendo, sono sempre morente morto. Ma com'è possibile? Cosa vuol dire? Vuol dire che si tratta di una morte spirituale, cioè ci sentiamo morti spiritualmente e quindi la morte fisica non ha nulla a che vedere con questa morte spirituale, con questa morte interiore. E dunque non possiamo sperare che la morte fisica ponga fine a questo tormento interiore, a questo tormento esistenziale. Perché siamo tutti disperati? Però parte, l'ho detto appunto, perché proprio una delle due emozioni fondamentali, meta-emozioni, che ci rivelano la nostra esistenza. Che cos'è esistenza? E in questo senso Kierkegaard sostiene che un altro paradosso: meno si è disperati, più si rischia di soccombere alla malattia mortale della disperazione. Più si è disperati, più possiamo, attenzione, più possiamo, se non proprio guarirne, diciamo, conviverci, evitando che sia mortale, che sia una malattia mortale. Evitandone appunto proprio la piena sofferenza. Ma che senso ha? Com'è possibile che proprio quando è più grave sia possibile guarire, quando invece... Naturalmente, quando più grave è più facile esserne consapevoli e quindi cercare una terapia, viceversa. Ma prima di arrivare proprio allo scavo delle ragioni profonde e quindi del significato profondo della disperazione, prima di arrivare al dunque, Kierkegaard fa una radiografia, una diagnosi basata su una radiografia della disperazione e delle sue diverse modalità. Molto interessante, perché ha dei risvolti comunque psicologici interessantissimi, almeno a mio parere. Allora, innanzitutto, no, distingue una disperazione inconsapevole e una disperazione consapevole. A livello di disperazione inconsapevole, a sua volta, classifica due modalità particolari, specifiche, ovvero la disperazione dell'infinito piuttosto che del finito, cioè rispetto all'infinito o al finito o alla finitezza, e la disperazione rispetto alla possibilità piuttosto che alla necessità. Diciamo che in questa maniera riordina un pensiero che aveva già
espresso in out-out e anche in timore e tremore relativo ai tre tipi fondamentali di esistenza. No, vi ho detto, non aggiunge nulla, scava, approfondisce, cerca di magari anche di dare una maggiore sistematicità. Appunto, in questo caso fa delle classificazioni, no? Infatti, no? Puoi essere inconsapevolmente disperato perché vuoi l'infinito. E però lo sappiamo, chi è che vuole l'infinito? L'esteta. No? È impossibile realizzarsi infinitamente. È impossibile, appunto, vivere tutte le possibilità di vita. Ma non è, sei disperato anche perché quando cerchi di realizzarti nel finito, nella finitezza, quando accetti la finitezza. Chi accetta la finitezza? L'uomo etico. Ma sappiamo che a un certo punto anche lui fallisce. Anche lui si trova di fronte a uno scacco matto. L'esistenza gli dà scacco matto. L'altra coppia, quindi notiamo, quindi la disperazione, ancorché inconsapevole, è un né questo né quello. Hai due possibilità, hai due alternative, hai due opzioni, ma nell'una nell'altra possono offrirti una soluzione. Lo stesso nella coppia antitetica, possibilità necessità. Cerchi di realizzarti nella possibilità, uomo estetico, ma realizzarti nella possibilità vuol dire diventare un fantasma, rimanere un ectoplasma evanescente. Per essere tutti non sei nessuno. Uno centomila nessuno. Non uno nessuno centomila. Uno centomila nessuno. Ma anche la necessità. Allora, se cerchi di realizzarti in una unica prospettiva necessaria, deve essere così, devo fare così, devo vivere così, tutta casa, chiesa, stato e famiglia. No, la casa è già la famiglia, lo ripetiamo. Tutta casa, chiesa, stato, lavoro, fabbrica, oppure ufficio. Solo una moglie, solo quei figli, solo un lavoro, solo un partito, solo una chiesa, solo una fede nel senso confessionale, istituzionale del termine, niente da fare. Quindi né possibilità né necessità. Ok, invece, disperazione consapevole, due tipi. Dell'ostinazione, della debolezza. Dell'ostinazione, ovvero della presunta forza, della superbia, della presunzione. Io posso essere pienamente, completamente me stesso. Nonostante tutto, contro tutti, io posso realizzarmi come me stesso. Non c'è niente da fare, non è possibile. Prima o poi l'ostinato, proprio perché ostinato, si fracassa la testa contro il muro dell'impossibilità, del muro d'acciaio, dell'impossibilità di realizzarsi pienamente, di realizzare pienamente il proprio io, la propria identità.
invece la disperazione della debolezza. Diciamo, l'uomo, tra virgolette, debole, si rende conto di non poter realizzare se stesso. Si rende conto dei suoi limiti e cerca però degli escamotage, delle strategie di aggiramento, di camuffamento. Si accorge appunto di un proprio gravissimo difetto e, per così dire, immagina di estirpare, di estrarre da sé questo difetto, di metterlo nel surgelatore, di surgelarlo e di dimenticarlo e magari appunto poi, o meglio ancora, di metterlo all'aria aperta e di farlo evaporare. Quindi lo mette in un vaso fuori dalla finestra e poi ogni tanto va a vedere se è evaporato come l'acqua, perché così niente da fare, non evapora. Può far finta che sia evaporato, ma è una finzione. Oppure può cercare di essere, di diventare un altro. Io sono un debole, una personalità. Quello, lui sì, lui è un vero uomo, lei sì, lei è una vera donna. Posso togliermi il mio io e mettermi, indossare l'io di un altro. Come fosse un abito, mi cambio d'abito. Il mio io fa schifo, il mio abito, la mia identità, il mio abito identità fa schifo, lo cambio, mi metto quello di un supereroe, di una supereroina, senza doppi sensi, naturalmente. Ridicolo! Ti metti anche il vestito dell'uomo ragno, certo i bambini lo fanno, ma non sei l'uomo ragno. Ti metti anche il costume di Catwoman, scusate, ma non sei, no, cosa dici? L'hai mai fatto da bambina, certo, ci possono credere i bambini, appunto perché come gli esteti vivono di fantasia, facciamo che io sono Catwoman, ma ovviamente gli esteti, gli adulti esteti sono dei fanciulli che non sono mai diventati adulti, non sono mai maturati, sono rimasti bambini. Ok. A che conclusione arriva in base a questa analisi? Certo, molto meglio la disperazione consapevole. E cos'è la disperazione consapevole? Qual è l'essenza della disperazione? O meglio, quando diventa consapevole, come si mostra la disperazione? Come? Una doppia impossibilità, cioè io come esistenza ho un problema, ho due possibili vie d'uscita, e cioè prima via d'uscita, cercare di realizzare me stesso, il mio io, la mia identità, la mia personalità, la mia esistenza pienamente. Seconda possibilità, evitare, visto che la prima è difficile se non è impossibile, io ci rinuncio. Rinunciare a realizzare la propria identità, il proprio io. Ci rinuncio, mi accorgo, sono stato, basta, sono tranquillo. Niente, entrambe queste vie sono vie senza uscita. Sono strade senza uscita. Entrambe queste vie sono
fallimentari. E ogni esistenza è disperata perché rimbalza continuamente tra una opzione e l'altra opzione senza venirne fuori. Quindi, cioè, ogni esistenza è disperata perché ha in sé questo tormentoso conflitto tra il cercare di realizzarsi e il cercare di evitare di realizzarsi, come se stessa. Bene, però adesso possiamo arrivare in extremis al dunque. Perché esistere, esistenza, nella sua etimologia c'era un altro significato ancora più profondo, di quello di venir fuori da. L'altro significato ancora più profondo è quello di venire da qualcuno, qualcos'altro. Da chi? Da Dio in quanto creatore. In quanto siamo comunque creature, noi esistiamo, veniamo da qualcun altro. Allora, questo qualcun altro, che cos'è? È l'infinito. Nel momento in cui noi siamo creature di un Dio infinito, di un infinito, da un lato siamo finiti, siamo creature, quindi non veniamo dall'infinito, quindi non siamo l'infinito, siamo necessariamente esseri finiti, da un lato, ma dall'altro lato rechiamo in noi l'impronta del nostro creatore, il marchio dell'infinito, il marchio di fabbrica dell'infinito, e quindi non possiamo non desiderare l'infinito, non aspirare all'infinito. Benché siamo finiti, non possiamo non aspirare all'infinito, tema tipicamente romantico, svolto in chiave religiosa, ma tipicamente romantico, anche leopardiano, anche... Ok, non possiamo non desiderare l'infinito. E nel momento... è come se ne esce. Quindi è questo il conflitto tormentoso fondamentale che è alla base della disperazione. Se ne esce accettando di non essere autosufficienti. Il peccato mortale è considerarsi autosufficienti. La malattia mortale è credersi autosufficienti. La terapia è accettare la propria dipendenza, la propria insufficienza, la propria dipendenza, e quindi mettersi in rapporto con l'infinito attraverso la fede, attraverso l'abbandono all'infinito. Solo così possiamo soddisfare, non da noi stessi, ma nella relazione con Dio, il nostro desiderio di infinito, e quindi placare sia la nostra angoscia, sia la nostra disperazione.